Carissimi amici della Prognotomia, buona domenica e ancora, siamo ancora in piena crisi coronavirus, chiusi in casa, chi può, chi deve, perché chi non è chiamato a lavori di stretta necessità, o chi non deve andare appunto a fare la spesa oppure a portare il cane, deve stare in casa per tentare di limitare questo maledetto virus che, se scappa di mano, poi rischia di mettere in ginocchio, al di là dei danni umani alla salute delle persone, che poi possono, specialmente gli anziani, possono avere dei problemi molto seri e anche mettere in ginocchio il sistema sanitario nazionale. Quindi, come l'altra settimana, ringrazio ancora tutti quelli che stanno lavorando per contenere questa pandemia mondiale ormai. E insomma, auguriamoci che tutto passi in fretta e che si torni presto alla normalità. Grazie ancora a tutti quelli che stanno impegnandosi per mettendosi a rischio, oltretutto, per insomma, come si può dire, per tutelarci, ecco. E non fate follie nel tipo di uscire senza motivo, perché poi, a parte che si rischiano, poi è veramente assurdo. Chiusa la parentesi, importantissima. Oggi abbiamo una novità. Diciassettesimo stormo. Ecco qua, con due facce note, qualcuno le avrà già riconosciute, e due aviatori molto particolari. E qui si parla di una delle eccellenze dell'esercito italiano, che è il 17° stormo incursori, che opera in contesti internazionali e insomma è una delle nostre eccellenze, sono quelle che ci sanno fare, quelli che risolvono situazioni delicate, insomma, diciamo così. L'italiano è un esercito che ha alcune eccellenze che sono riconosciute a livello internazionale, e questa è una di quelle, insomma. Eccolo qua. Exo Cosmesi, il produttore, Don Cignello, che me l'ha spedito insieme, tra l'altro, a un igienizzante per le mani, lo ringrazio, così almeno io, che ho dovuto lavorare questa settimana, mi sono igienizzato. Quindi, nero. Nero e morbido. Questa è la prima impressione. Con come. La mattina presto iniziamo subito malissimo. Con cosa lo utilizziamo? Stiamo sul, diciamo, sul tema militare, insomma, tema militare. Utilizziamo innanzitutto con il pennello di uno dei protagonisti della creazione di questo sapone, che è Marco Rinaldi, che ringrazio ancora per avermi dato l'occasione di possederne uno. Eccolo qua, il mitico pacemaker, che non è appunto la valvola. Valvola il dispositivo per il cuore, ma è il portatore di pace. Se vi space, parabellum. Pennello realizzato con un materiale particolare da lui stesso. Materiale che viene utilizzato per la brindatura. Da quello che mi ricordo, spero che di non dire stupidaggini, dei bossoli, e poi due bossoli, appunto, ovviamente disinnescati, insomma, resi innocui, due bossoli. Cos'è? 9 mm, che sono gli occhi del nostro teschio. In questo caso, Samael, ogni pennello ha il nome di un demone, Samael.
E sempre rimanendo in tema militare, non potevo che rispolverare le guerriglia, Warzone guerriglia. Quindi era una rasatura da battaglia questa qua, eh. Warzone guerriglia. Eccolo qua, questo è bellissimo. È anche abbastanza raro e insomma costa un occhio, però effettivamente è un rasoio che dà grandissime soddisfazioni. Guarda lo scimmione con il basco, che spero che si veda, che è fantastico, una scheda guerriglia. A questo punto, visto che dobbiamo andare a fare la guerra, o se utilizziamo la meta più tagliente che si dica che esista, la più ostica, che è una feder nera, in questo caso. E così almeno finisco anche il pacchetto. Allora, intanto andiamo al rasoio. Mattina prestissimo. In questo momento sono le, vedete, 6:15. E sono svegliato perché non è entrato tardi perché. E quindi ho detto, approfittiamo, facciamo un video. Proviamo questo 17° stormo. A vedere se riuscirà a colpire la mia barba di 3 giorni e con l'efficienza e l'efficacia dei reparti speciali annullarla e renderla inoffensiva. Deve annullarla. Ma conoscendo l'efficacia di questi strumenti che sto usando, penso proprio che non ci saranno problemi. L'importante è che non lasci tracce, un lavoro pulito. Allora, già a prendere la meta mi sono tagliato il dito, quindi già iniziamo benissimo proprio la giornata. Allora, su un lato non ho fatto un errore particolare, ma insomma. Allora, ecco qua. Armato il rasoio, iniziamo a far scorrere l'acqua calda e a bagnare il viso. In particolare, un pensiero va alla Lombardia, ma noi in Piemonte siamo messi malissimo, come tutto il nord. Ma in Lombardia siamo messi ancora forse peggio di tutti, in particolare la Bergamasca, che adesso è la regione che dopo la Lodigiana sta soffrendo di più. Forza ragazzi, che passerà anche questa. Allora, prelaiamone un po' col pennello, col nostro pacemaker inumidito, tasso super denso. Io prelevo. Confezione, se non mesi, in alluminio potrebbe essere. Invece, cioè, ipotizzo metallica, a differenza diciamo, della tradizione del un po' d'acqua, però ce la metto, della tradizione di Cosmesi che utilizza il vetro. Ma questa è una lezione un po' particolare, vedete anche poi come varva. Preleviamo bene. Direi che ci siamo. Chiudiamo la nostra confezione di 17° stormo con i nostri avviatori.
Ma c'è tutta una storia, Questo è un reparto che ha una storia molto lunga, di eccellenza militare, veramente. Allora, il montaggio è sicuramente importante e il profumo intenso. Cosa sento? Poco perché sono raffreddato, non fate gli scherzi, sento una base molto forte legnosa. Questa è l'impressione. Un po' d'acqua. Montaggio è molto facile. E come vedete è generoso. Allora, adesso è il momento di mettere in campo l'artiglieria, guerriglia. Eh sì, Wolfman, guerriglia, un attimo, con la Feder, la domma, la lametta, e con un blitz. Come vedete sta polverizzando la resistenza della nostra barba. E tre giorni. Parlo piano perché di là dormono tutti. Blitz notturno quasi, mattutino. E poi è andato, La cosa impressionante è che il guerriglia ha un'esposizione veramente limitata, ma polverizza tutto, cioè in teoria potresti mettere qua, però vale tre giorni.
Vai avanti. Secondo stesura di sapore, un taglio che si conferma facile e generoso, pochissima acqua, fa anche molto questo ciuffo di tasso ad alta densità. Ecco qua. Meno obliquo. Eccolo qua, rapido ed efficace, poi deve essere un'operazione. E non se ne è più di contropelo qui però. Potremmo farlo, ma secondo me dobbiamo buttare via una passata. Necessario inutilmente una pelle che è già completamente liscia. Più niente qui. Rifiniamo un po', ma così. Ecco qua. Puliti. Allora, capiamo. E tamponiamo. Veramente operazione questa sbarbata, pulita, rapida e BVS centrato. Obiettivo raggiunto. Allora, un po' di astringente, così
Ormai è un'abitudine. Il nostro witch hazel, che non finirà mai perché guardate che vedo lei la sua, sempre. Che mi era stato consigliato dall'amico Brenno, che poi lui ha anche la versione medicata. Questa qua non è medicata, ma comunque funziona. È meglio che l'uovo di rocca, secondo me. E iniziamo a fare un po' d'aria, insomma, a farlo asciugare. Quindi la stringe. Però guardate che risultato. Allora, quello che cosa dire? Che sapone sicuramente monta molto bene, anche secondo me grazie al fatto che è molto morbido e quindi il pennello umido viene a contatto con questa pasta di sapone molto morbida, che può essere prelevata e poi insomma il montaggio è facile. Profumo prevale secondo me, ma questa è la mia opinione, perché poi io non ho un gran naso, come vi ho sempre detto. Prevale la nota legnosa, profumo che non ha stagione, secondo me, non è un profumo né estivo né invernale, è un profumo che è particolare, molto secco, però ha anche una nota finale, secondo me, dolce. Parlo del sapone. Che era la prima volta che utilizzavo, quindi non sono impressioni proprio così. Su due piedi. Per questo tipo di edizione, Don Rosiniello, tra 2 mesi, ha scelto una cosa particolare, la boccetta, quella che si usa per bere il cicchetto, no? Come contenitore del barba, sempre i nostri due aviatori, dice a se stessimo stormo. Io qua ho appiccicato l'etichetta che c'è sulla scatola, viene inviata in una scatola, con gli ingredienti, l'ho fatta proprio per favore di camera, come si dice, no? Anche se non si leggerà una mazza, però. Allora, praticamente, testa, pepe nero, cannabis, c'è la cannabis, quindi dovrebbe essere allegro. Legni, ecco legni, infatti, vedete, cuore, eliotropio, che io non so cosa sia, cioè, scopro oggi che esiste l'eliotropio, spero che sia una roba tranquilla, cioè, resine, secondo me si sentono le resine, legni di nuovo, quindi ecco, vedete che la mia impressione non era sbagliata, caffè, fondo, incenso, oud, che è un altro, quindi anche lì, anche l'oud si sente, ambra e muschio, quindi diciamo che la mia impressione non era così sbagliata. Apriamo la nostra boccetta, come mi hanno consigliato con il dito, perché sennò viene giù di tutto, perché è molto ampia l'apertura. Allora, confermo la mia impressione. Il legno la fa la padrone. Forse un po' il pepe lo sento, però sento molto legno, molto, molto maschio come profumazione. Eccolo qua. Poi è molto carina la vaschetta, poi si può utilizzare questa. Si può utilizzare, edizione limitata, da quello che mi è stato detto, verrà rifatto, ma non con questa vaschetta. Quindi è stato un po' un esperimento. Molto molto carina, insomma. Allora, mi ha fatto tutto.
Passiamo alle conclusioni finali. Iniziamo dal rasoio della lamenta. Allora, qui siamo di fronte a un top class della rasatura, Wolfman Guerriglia. Rasoio ormai fuori produzione, abbinato alla Federal Black in questo caso. Diamo una sciacquata intanto, come dovremmo farci vedere di nuovo. E questo è un rasoio veramente pazzesco, perché è un rasoio che veramente riesce a addomesticare la Feder, ma senza farle perdere di efficacia. Questo è un rasoio che veramente potrebbe usare anche una persona non esperta di rasatura tradizionale, con rasoio di sicurezza. E chiaramente fa parte di quei rasoi che sono diventati un mito, che non vengono prodotti, che si possono trovare a prezzi anche folli delle volte sulle aste. Io ho avuto la fortuna di trovarlo a un prezzo ancora accessibile, quindi sono contento. Manico molto largo, guardate che dimensioni, però è vuoto dentro, quindi il peso non è eccessivo. Wolfram Guerriglia, lama Feder, non c'è bisogno di dire niente, è considerata la più tagliente, anche delle volte la più ostica, perché è dura come lama, però questo rasoio la rende un agnellino con i denti aguzzi, quindi accoppiata veramente, veramente importantissima. E il pennello che è sciacquo al netto dell'estetica, che mi piace molto, e ringrazio ancora Rinaldi che me lo ha confezionato, venduto. È un pennello che non è per tutti, come dice lui, per chi se lo merita. E sceglie lui, per quello lo ringrazio ancora di più, perché mi ha dato questa possibilità che non era scontata. E a parte che è fatto, secondo me, chiamiamolo capolavoro artigianale, perché è tutto artigianale, ma tecnicamente ha un ciuffo molto importante, perché questo tasso ad alta densità di pelo, che è resistente oltretutto, e cattura il sapone e permette montaggi in viso grazie anche a questa impugnatura del teschio molto corta, efficaci come quello che abbiamo fatto oggi. Pacemaker Marco Rinaldi, grazie ancora. E poi passiamo alla linea nuova, 17° Stormo. E sicuramente una linea molto maschia, nel senso che è proprio un profumo molto maschile, molto legnoso. Sapore si comporta molto bene. Il montaggio devo dire che non ha dato nessun problema, anzi monta subito con pochissima acqua, quindi non ha assolutamente nessun tipo di problema. Lascia un post ottimo e quindi funziona, funziona molto bene. Profumazione chiaramente deve piacere. A me piace perché piace il legno, però è veramente forte, è veramente intensa. Quindi a chi piacciono magari note più delicate, forse questo può risultare tra virgolette aggressivo, però devo dire che a me piace il legno, non dispiace affatto. Carina l'idea anche di metterla in questa fiaschetta, tipica diciamo, per contenere alcolici. Chiaramente è un profumo intenso, diciamo così, molto molto forte. E poi comunque dedicata a questa eccellenza del nostro esercito, che ci sono Stormo incursori, quindi
Non se ne può neanche parlare male perché sennò arriva direttamente un missile da 800 km e io vengo coventrizzato. Scherzi a parte. Comunque, no, veramente, a chi piace il legno, questo lo consiglio vivamente. Forse a chi piace le note più delicate, ma a chi piace il legno, gli piace qualcosa di forte, questo è forte. Bene. Cosa abbiamo detto tutto. Io vi ringrazio, ancora un abbraccio a tutti quelli che stanno tribolando, come si dice qua in Piemonte, in queste giornate folli, e soprattutto piemontesi, noi stiamo facendo il possibile, stiamo lavorando tutti insieme, chi da casa facendo il suo mestiere di cittadino, e chi negli ospedali, chi negli uffici, chi anche nelle fabbriche, per garantire la sicurezza e soprattutto per evitare che il sistema sanitario vada, come si può dire, in overbooking, anche se lo è già, però resiste e resiste bene. Ma soprattutto in Lombardia, in particolare nella Bergamasca, dove la situazione in queste ore pare essere la peggiore. Quindi, forza ragazzi, tutti insieme, tanto alla fine è ormai un problema nazionale. E dobbiamo, per una volta, noi abbiamo avuto tantissimi anni parliamoci chiaro, dopo la Seconda Guerra Mondiale, in cui grandi emergenze nazionali di questa portata non ce ne sono mai state. Cioè, io non ricordo 44 anni di vita. Diciamo un coprifuoco, cioè, prima c'è chiaro. Questo è il momento invece di purtroppo che è successo, è il momento di fare quadrato, è il momento di dimostrare di essere una nazione capace di affrontare un nemico che in questo caso non è un nemico fisico, diciamo, non siamo in guerra, ma siamo in guerra contro un nemico invisibile, ancora peggio. Non bastano neanche le armi del militare, quindi bisogna essere ancora più astuti, ancora più disciplinati e tutti insieme ce la faremo. Un abbraccio a tutti e buona barba a tutti.